I migliori anni della nostra vita, a questa canzone del suo idolo che gli amici di Rodolfo Cangiotti affidano tutto il senso di questo terribile giorno, il giorno del commiato, dell'ultimo saluto all'amico, al collega, all'uomo. Magliette bianche con su scritto Ciao Dodo e il titolo della canzone indossate dai colleghi di lavoro e dagli amici oggi pomeriggio sul sagrato della chiesa di Santa Maria Goretti a Sant'Orso e dentro la chiesa con gli sguardi pietrificati che fissano il feretro su cui poggia una di queste t-shirt, come voler dire sei qui con noi. Don Giorgio Giovannelli affida allo strumento della fede il mezzo per comprendere il significato della resurrezione e della vita eterna. Le nostre menti, dice il sacerdote, non sono sufficienti per comprendere. La nostra mente è sgomenta e da sola nel cercare una risposta a tutto questo. Ed allora, come occorre un microscopio per vedere ciò che la mente non percepisce, così la fede ci viene incontro ed è lo strumento giusto per comprendere. Ora Rodolfo prega per noi accanto nostro Signore, ora il suo essere non trema più, è tutto attorno a lui. Una chiesa di Sant'Orso piena e stracolma di persone, anche il sindaco di Fano e la famiglia Paci, che ha chiuso per oggi lo stabilimento della Profiglas in segno di lutto. Persone che lo hanno conosciuto ed apprezzato come lavoratore, che hanno passato, se non gli ultimi anni, i migliori momenti della loro vita e volevano ringraziarlo per il dono che Rodolfo aveva di rendere tutto allegro e gioioso. Tutti stretti in un grande abbraccio attorno alla famiglia, ai parenti, alla moglie Katia ed al figlio adolescente a cui è venuta a mancare una figura così importante in un momento così delicato della propria crescita. A due lettere, lette a cospetto del feretro, viene affidato il ricordo di Rodolfo, una del suo inseparabile collega di lavoro che ricorda il caffè preso pochi minuti prima del tragico incidente e l'altra del suo amico di vita, col quale tutto si è condiviso, dagli spettacoli ai capodanni passati insieme ai momenti spensierati. Poi come riniziato questo pomeriggio lo si conclude, i migliori anni della nostra vita, non in scritta ma in note, per chiudere il portellone dell'auto, ma la voce non è quella di Zero ma quella di Rodolfo. Tanti palloncini bianchi prendono il volo, tutti bianchi, tranne uno, un cuore rosso con attaccato una pergamena. Lì c'è l'ultimo saluto di suo figlio Alessandro.